Il Covid e la pandemia che condizionano sia le nostre vite che l'attività fisica, da Luispa arriva alla campagna Pillole di Movimento. Sentiamo Anna Maria Cremonini. Penso che la salute passi da questo e che sono 2 anni che stiamo sul divano. E questa cosa ci rende molto isolati e quindi molto rabbiosi e un po' depressi. E quindi tutto quello che ti porta fuori di casa è un'occasione. L'invito ad alzarsi dal divano, a prendersi cura di sé con l'attività fisica, a rimettersi in movimento, arriva da chi a Sanremo aveva fatto muovere, ballare tutti, proprio tutti. Lodo Guenzi dello Stato Sociale è il testimonial di Pillole di Movimento, campagna contro la sedentarietà e per promuovere stili di vita sani e corretti. Nata a Bologna nel 2011, ideata da WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, in rete con aziende sanitarie e farmacie, ora diventa nazionale. Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport. Questo progetto vuole mettere in moto l'intero paese attraverso lo strumento di pillole di movimento, anche attraverso la gratuità per sostenere proprio anche le famiglie e i cittadini e le cittadine di ogni età. Coinvolti più di 230 comuni italiani, 370 associazioni e società sportive. La formula è semplice: nelle farmacie troveremo queste scatoline che contengono un bugiardino speciale, coupon per frequentare gratuitamente per un mese piscine e palestre. Uno stimolo per rimettersi in movimento, ripartire, consapevoli che l'attività fisica previene, fa bene alla salute, all'umore. È veramente strano quello che sta succedendo, no? in questo mondo negli ultimi mesi. E si vede che la gente non ne può più, si vede che la gente si è molto incattivita. E uscire da casa propria è il primo risultato. Uscire da casa propria e far circolare delle endorfine ancora di più.